Da qui c'è un rigore sacrosanto, appunto, e basta. Ci sono sei arbitri e non riusciamo a vedere una cosa del genere. Allora chi è che decide? Decide l'arbitro? E allora che li mettiamo a fare con il giudice d'aria? Ma scusate, ma di che stiamo parlando? Bentrovati amici, bentrovati. Ragazzi, ormai la FIGC ha rotto gli indugi. Senza vergogna, ragazzi, senza vergogna sta facendo di tutto per aiutare l'Inter e per distruggere e paralizzare la Juventus. Ormai non si preoccupano più nemmeno di sembrare imparziali. Salve ragazzi, prima di continuare col video mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, mettete like al video e come sempre condividete. Bene, perché oltre a mettere un derby d'Italia dopo le pause della nazionale, cosa ragazzi inguardabile, per cercare di ridurre al minimo indispensabile il vantaggio per la Juventus di non avere le coppe europee, ragazzi, hanno deciso di non correre rischi, non vogliono correre nessun rischio e quindi inviano come arbitro il loro inviato speciale numero uno, l'anti-juventino per eccellenza, il napoletano guida, ragazzi, napoletano guida che ogni volta che ha arbitrato la Juventus polemiche, rigori non concessi, una volta che si scusa, un'altra volta sbagliata a vedere, ancora un'altra volta non se l'è sentita. Ecco, ma io ricordo tantissimi esempi, in particolare ragazzi c'erano due esempi vorrei fare per quanto riguarda guida contro la Juventus, ed è un Juventus-Genova 1-1 in cui negò due calci di rigore alla Juventus Solari, uno era su Vucinic, uno sul fallo di Mane gigantesco, è successo il casino, e tra l'altro il fallo di mano avvenne a fine della partita sull'1-1 quando ormai la partita era quasi finita. Vediamo un attimo le immagini di questo episodio e quello che disse Conte a fine gara. Pisano, Giaccherini lo sfida, il cross buono, Vidal non arriva ma è stato trattenuto sulla partenza, secondo me c'è stata una netta trattenuta. Cross di Lichtsteiner, fallo di mano plateale di Granquist, giudicato involontario. Qui c'è un rigore sacrosanto, appunto, e basta. Cioè, di che stiamo parlando? Volete veramente cambiare le carte in tavola? Qui c'è un rigore sacrosanto, visto dal quarto uomo, e che l'arbitro ha detto non me la sono sentita. Ma scusate, io questo non l'accetto. Posso accettare che si dica il quarto uomo e l'arbitro non l'hanno visto. Ok, un errore umano, perfetto. Ma non quella, la dinamica com'è andata. Allora perché abbiamo messo i giudici d'aria? Fatemi capire. Ci sono sei arbitri e non riusciamo a vedere una cosa del genere? Allora chi è che decide? Decide l'arbitro? E allora che li mettiamo a fare con i giudici d'aria? Ma scusate, ma di chi stiamo parlando? E ripeto, l'errore ci può essere, non accetto che mi si dica non me la sono sentita, mi dispiace, questo non è calcio, questo non è calcio. Questo Juventus-Genova qua, la Juve stava giocando per vincere lo Scudetto e se la lottava con il Napoli. Il Napoli era a 5 punti e con il pareggio della Juventus in casa col Genova il Napoli si metteva a 3 punti di distacco. Guida non solo è di Torre del Greco, ma è anche tifosissimo acclarato nel Napoli. Non puoi mandare ad arbitrare la Juventus quanto la Juventus sta giocandosi lo scudetto con Napoli. E adesso cosa fanno? In un Juventus-Inter, diciamo, importante, cruciale per il test della testa della classifica, la FIGC ci manda Guida. Ecco, ricordo un Atalanta-Juventus in cui Guida, anche in quell'occasione lì, ragazzi, non vide un calcio di rigore grosso quanto una casa. Anche in quell'occasione lì il VAR sonnecchiava, dormiva e non intervenne. Bene, mentre in Juventus Genova Guida disse che non se l'era sentita di far vincere la Juventus e quindi di dare un calcio di rigore alla Juventus all'ultimo minuto, in quest'altro caso devo dire che fu più sincero, ammise l'errore e disse sì, effettivamente c'era un rigore per la Juventus. Però ecco, questa è Guida contro la Juventus. Dopo tutte le polemiche che ci sono state con l'Inter, la FIGC cosa fa? La FIGC mette su un'ulteriore provocazione contro la Juventus e senza vergogna manda l'arbitro più anti-juventino della Serie A. Quindi ragazzi, cerchiamo di riepilogare tutto quello che ha fatto la FIGC e l'AIA, cioè l'Associazione Italiana Arbitri,
nell'avvicinamento di questa gara, nelle partite precedenti, ha regalato una serie di rigorini all'Inter, ha negato una serie di rigori alla Juventus, ha cercato in tutti i modi di non farla vincere, tipo col Verona in altre partite, e ha messo il derby d'Italia, il signor Mutti, ex interista, ex dirigente interista che scrive i calendari della Serie A, dopo una pausa delle nazionali per ridurre al minimo il vantaggio della Juventus che non fa le coppe europee, ci manda Guida come arbitro della gara. E tanto per non farsi mancare nulla, ragazzi, esce fuori anche la notizia in base alla quale dopo la partita Inter-Frosinone, dove l'Inter come sempre è stato aiutato regalando, che il VAR gli ha regalato un rigore su Thuram, si è venuto a sapere che c'è stata una telefonata tra Marotta e Rocchi, capo degli arbitri. In questa telefonata si facevano i complimenti reciprocalmente Marotta con Rocchi. Rocchi si complimentava con Marotta per il fatto di essere comunque rimasto in testa alla classifica e Marotta si complimentava con Rocchi che aveva fatto in modo che l'Inter la vincesse con il rigorino come al solito, perché 8 rigorini in 12 partite, ragazzi, mentre la Juve pure si risparmia, i juventini in area di rigore avversari non ci danno mai nulla, e ci annullano il gol a go-go. Devi fare 3 gol per fartene dare uno. Ebbene, ragazzi, in questa telefonata inoltre si conclude, almeno così sembrerebbe, perché io ho ascoltato l'intercettazione, ma voglio essere prima, diciamo, certo che sia reale, che non sia un fake, si conclude con Marotta che dice a Rocchi: ti viene a trovare quella persona lì. Quindi Marotta che manda una persona a trovare Rocchi. Ragazzi, se fosse confermata questa telefonata, ma siamo peggio di Calciopoli, cioè peggio di Moratti e Facchetti. Questo, ragazzi, è l'ambiente che si sta creando attorno a questa partita, a questo avvicinamento. La PGC poteva in qualche modo mandare un arbitro con maggiore spessore internazionale, un arbitro che non avesse le spalle diciamo polemiche o episodi dubbi nei confronti di entrambi, non solo nei confronti della Juventus, e invece ha lanciato un'ulteriore provocazione. Ecco, per non farci mancare nulla, e la FIGC, come ho detto, ormai non ha più vergogna e non ha più nemmeno la voglia, ecco, di sembrare imparziale, al VAR ha piazzato Irrati. Ragazzi, ci ricordiamo bene Irrati, quello che bene poco di un anno e mezzo fa non vide il rigore su Zaccaria e il capolavoro lo fecero poi al VAR, in cui disse che non c'erano scene sufficienti a vedere che era in aria quel fallo lì su Zaccaria. Quella era la stessa partita, ragazzi, in cui diedero un rigore per l'Inter inventato, lo sbagliò Lautaro, glielo fece ripetere. Ragazzi, questi ragazzi sono gli arbitri che verranno ad arbitrare Juventus-Inter partita scudetto. Fatemi sapere, ragazzi, cosa ne pensate inserendo i commenti qui sotto, e sempre fino alla fine, forza Juventus!